Buongiorno amiche mie, buongiorno a tutte. Oggi vi faccio vedere come faccio le colombine di pane per da poter mettere sulla tavola il giorno di Pasqua. Quindi ci occorrono 500 g di farina di semola, questa rimacinata, 300 ml d'acqua, 35 ml d'olio d'oliva extravergine. Questo è il sale, 15 g di sale. E 10 grammi di lievito. Io uso questo qua in polvere. Quindi, allora, iniziamo subito, con la preparazione. Andiamo a mettere 300 ml d'acqua tiepida. Faccio sciogliere il lievito. Questo è quello secco, che va bene comunque, uguale. Andiamo a prendere la forchetta. Andiamo a mescolare tutto. Vado a mettere l'olio. E andiamo a mettere i 500 grammi di farina di semola. Andiamo a mettere. Vedete che belle colombine che facciamo, di pane da poter mettere sulle nostre tavole il giorno di Pasqua. Ecco, vedete, si è assorbita tutta l'acqua, quindi adesso vado a mettere il sale. Quindi andiamo a impastare tutto. Impastiamo per 10 minuti perché l'impasto deve essere bello liscio e dopo ci mettiamo la pellicola sopra e lo dobbiamo lasciare 2 ore fino al raddoppio. Ecco, adesso me lo vado a mettere sopra piano lavoro e lo vado a schianare così, perché dobbiamo fare il composto bello. Mettiamo un po' di farina. Non ci vuole niente, ragazze, eh? Io vi ricordo che tutte le mie ricette, amiche mie, chi non si è iscritto, andate sul mio canale YouTube, mi trovate come Francuzza Bortone, iscrivetevi. Cliccate la campanella così vi arriveranno tutte le mie notifiche sulle mie ricette, oppure andate sulla pagina Facebook Francuzza, la cucina di Francuzza, vi iscrivete. E troverete tutte le mie ricette tipiche salentine. Siete tantissime che seguite la mia cucina, io ne sono orgogliosa. Vuol dire che le mie ricette stanno andando bene.
perché sono ricette facili, facili, facili da fare. Non sono complicate come avete visto, eh. Ecco, vedete? Deve diventare bella, liscia e non appiccicosa. Ecco qua, finito, vedete? Questo deve stare l'impasto così. Adesso lo vado a mettere nella ciotola. Andiamo a mettere la pellicola sopra. Ecco qua. Andiamo a chiudere bene bene così. Ecco. E ci vediamo dopo. Lasciamo lievitare fino al raddoppio, minimo 2 ore. Ed eccoci qua, amiche mie. Sono passate 2 ore. Quindi adesso lo andiamo a prendere. Prendiamo un filoncino. Andiamo a pesare perché deve essere 100 grammi. Facciamo di 100 grammi uno. Grammi, giusto giusto. Questo è di 50, lo lasciamo. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi dobbiamo fare 9 colombine. Quindi togliamo questo pezzettino che dobbiamo fare la testa. Quindi adesso andiamo a fare la testa. Facciamo un becco. Prendiamo un po' d'acqua. La mettiamo qua. Gli attacchiamo la testa in modo che si
attacchi bene. Così, vedete? Sono facili facili. Quindi gli facciamo gli occhietti e gli vado a mettere dei chiodi di garofano, oppure se avete il pepe. Poi facciamo la coda, la schiacciamo e facciamo le punte. Poi ho preparato una teglia con la carta forno, li andiamo a appoggiare e continuiamo. Guardate, facciamo così, poi prendiamo e dobbiamo fare, cercare di fare un nodo. Ecco, così. Facciamo la testa. Mettiamo l'acqua, la bagniamo un po' e andiamo a mettere la testa. Mettiamo per bene. Cerchiamo di fare le punte alla coda. Ecco qua. Ed eccole qua, amiche mie, le nostre colombine, il pane. Queste adesso le lasciamo riposare un'ora finché non si gonfiano e poi dopo vi faccio vedere tutto l'altro procedimento. Ed eccole qua, vedete come sono gonfie? Guardate che belle.
Adesso andiamo a mettere un po' d'acqua, ne bagniamo un po'. Io ho già acceso il forno a 180 gradi per una mezz'oretta. Lasciamo nel forno una mezz'oretta. Quando vedete che si sono belle abbronzate, queste colombelle bellissime. Queste le ho fatte anche l'anno scorso, eh? E vi devo dire che fate un figurone metterli sul tavolo il giorno di Pasqua. Carine, no? Sono proprio carine. Carinissime proprio. Poi ve le faccio vedere quando le sforno, eh? Sono bellissime. Eccole qua. Così. Guardate che meraviglia. Dopo ve le faccio vedere, amiche mie, eh? In forno 180 gradi per una mezz'oretta, eh? 30-40 minuti. Quando vedete che sono abbronzate, spegnete e sono già pronte. Ci vediamo dopo. Ed eccole qua, vedete? Le mie colombine di pane, amiche mie, guardate che buone. Guardate. Io poi mi sono dimenticata di dirvi di buttare un po' di semini, sopra. Mi sono ricordata dopo. Vabbè, comunque. Guardate. Adesso me li vado ad aggiustare il mio cestino. Guardate che carini, sono proprio belli, belli, belli. Guardate. Quindi se vi sono piaciute, amiche mie, fatele e poi magari mi dite come vi sono uscite a voi, eh? Colombine di pane, pasquali, eh? Queste ci potete mettere, queste sono per i bambini, potete tagliarli, mettere marmellata, Nutella, salame, non lo so, quello come a piacere dei bambini, ok? Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Questo è tutto per oggi dalla cucina di Francuzza. Ciao e mi raccomando, chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi sul mio canale YouTube Francuzza Bortone. Oppure andate sulla mia pagina Facebook, troverete la cucina di Francuzza e troverete tutte le mie ricette possibili e immaginabili. Ok? Ciao! Guarda, amiche mie, io voglio farvi vedere come mi sono uscite queste colombelle, belle, morbide, guardate. 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 Questi qua i bambini saranno felicissimi, poi sono ottimi. Buoni, fateli, mi raccomando, ciao! Alla prossima ricetta. Io intanto mangio, eh?